Si è conclusa nei giorni scorsi a Zoppeddi Cadore la mostra dedicata a Maurizio Mazzorana, artista zoldano scomparso nel 2020 a causa di un incidente tra i sentieri di Sovramonte. Un uomo chiamato Montagna esprime l'amore di Mazzorana per le cime e i panorami dolomitici, un affetto profondo cristallizzato nelle opere di 15 amici che hanno ricostruito il vecchio gruppo Alta Quota in ricordo proprio del 16° membro del club strappato alla vita tra le vette feltrine. Devo dire che gli amici hanno avuto ragione, era meglio non aspettare. Hanno fatto una scelta di alcuni periodi, in particolare un periodo che va dal 85-86 e alcuni, molti quadri che Maurizio aveva esposto invece al Collegio Cairoli a Pavia nel 1989. Questo quadro rappresenta Venezia, è un quadro del 1986. Venezia libera tra gli scogli, cullata dall'acqua che guarda la luna. E siccome mi piaceva molto, mio marito l'aveva appeso in camera. Il comune di Zoppea ha organizzato la mostra mettendo insieme alcuni dei lavori che Maurizio ha lasciato e ciascun amico gli ha dedicato un'opera, tutte con lo stesso formato 30x30 cm. L'esposizione, testimonianza della pura e verace passione per le montagne bellunesi, si accompagna a un catalogo ricco di contributi e citazioni. In uno di questi pensieri l'artista zoldano così si esprime rivolgendosi ai fruitori delle sue creazioni: se le mie opere non riuscite a vederle, ad ascoltarle, significa che sono solo pitture, e in quel caso a cosa servirebbe l'eventuale chiasso? E se riuscite a vedere e ascoltare, a cosa servirebbe ancora il chiasso? Oh.